Andiamo subito via di qui. Occhi aperti. Joseph, dopo Connelly, credevo. Andiamo via di qui. Qualcosa non quadra in questo posto. Kidman! Tiratemi fuori di qui! È molto più complicato! Dovresti meglio scendere! Riesco ad aprirlo. Deve esserci un altro pannello di controllo. Ci sono le stesse manopole, no? Sì. Joseph! Kidman! Ciao a tutti da Safutobu e bentornati sul canale. Riprendiamo subito da dove ci eravamo interrotti e cerchiamo di trovare il nostro collega e la nostra collega Kidman. Avanti, forza. Sono passati anche loro di qua. Occhio. Spegniamo la luce. Oh merda. Merda. Accendili. Adesso abbiamo sprecato già un po' di fiammiferi. L'ultimo colpo. Cosa abbiamo qua però? Ah, c'era la torcia. Dunque, non ci ha lasciato niente quell'altro lì. Però non si fa così, questi attacchi così nel buio. Mamma mia che... Oh! Joseph! Joseph! Noi andiamo di qua però. Perché dobbiamo ancora prendere un po' di cose qui. Qua possiamo spaccare tutto. Così. Bene, possiamo andare da Joseph adesso. Magari accendiamo anche la torcia, va? Tanto per ora non c'è nessuno. Joseph! Oh, possiamo cascare, sì, dai. Oh, cavolo. Non è acqua questa. No. Kidman, sei lì? Non so se è Kidman qua, Sali, sali di qua. Ma allora, forza. Ah, che schifo. Una delle cose belle di questo gioco è proprio la sensazione di... forte... Foreste cacchiate qua. Appunto, c'è la sensazione costante che qualcosa possa capitare da un momento all'altro, quindi la tensione è proprio palpabile. Sei qui? No. Questa era una sala d'aspetto.
noi continuiamo a raccogliere melma. Che dobbiamo fare? Siamo dei raccoglitori. Ho sentito Joseph di qua. Dobbiamo cascare però, sì. Forza. Resisti! Resisti, Joseph. Porca miseria. Però... ai ai ai. Boh, l'ultimo cerino è andato. Raccogliamo le ultime parti qui del mostro. No, Joseph. Sebastian. Dove siete? No. Miseria. Usciamo da qui, dai. Ma dai che non ho più i cerini. Possiamo usare però i colpi incendiari, magari. Ma come? Ah no, era l'ultimo. Era l'ultimo. Creiamolo allora. Dunque, esplosivo. State tutti bene? Incendiario. Creiamolo. A posto. Qualche scossone, ma tutto ok. Beh, direi di curarci. Perfetto, ho finito praticamente tutte le scorte. Spero che ne sia valsa la pena, ragazzi, mi raccomando. La porta sembra bloccata dall'altra parte. Sebastian, proviamo a sollevarla, così Kidman passa sotto e ci apre dall'altra parte. Contiamo su di te. Va bene. Dai. Continuiamo. Va bene. Speriamo che Kidman non abbia problemi. Grande. Andiamo. Perfetto. Peccato aver finito già i cerini. Magari creo ancora qualche dardo incendiario, va? Facciamo così. Siamo coperti per un po'. Sono contento che stiate bene. Che strano. Perché ti hanno catturato anziché ucciderti? Lui non mi riteneva una minaccia. Lui. Vai. No. No, eccola, di nuovo lei. Un'altra di quelle porte. Dalla padella nella brace. Siamo vicini all'ingresso per la nostra clinica.
Che bellezza. Ah no, c'è un, forse un diario. Partecipazione di nozze. Ah, quindi si è sposato Sebastian. Beh, direi di andare a potenziarci, va? Sebastian, ha dimenticato qualcosa? Salve. No, dobbiamo andare solo di qua. Abbiamo 5200 punti. E adesso la richiesta è alta qui, per queste cose. Possiamo fare magari il moltiplicatore del danno. Se no miglioriamo un po' i dardi qui, va? Pensiamo questo e la scarica elettrica. Bene, basta. Basta per oggi. Adesso via, di corsa. Salve signorina. Niente, siamo proprio a pezzi. Perfetto. No, allora. Sento dei mostri nelle vicinanze. Infatti ci hanno lasciato pure le trappole. Prima di disinnescare tutto voglio vedere se... Eccoli. Oh. Facciamo così, va? Possiamo più far scattare la trappola. Vediamo se possiamo evitarli per un po'. Cavolo. Proviamo a lasciarceli alle spalle. Proviamo a lasciarli stare. Ah sì sì, qui c'è qualcosa. Oh merda, ma di nuovo. No, non possiamo fare niente. Oh cacchio. Cavolo. Bravissima. Autocombustione. Il fuoco funziona. Sì. Non abbiamo fatto niente noi, però funziona. Basta con questi agguati così. E sto ciuccio qua. Cos'era? Ma che ci faceva un pipistrello lì? Uè. Ah no, dobbiamo colpirlo. No. No. Dai. Vabbè. Come sprecare un sacco di colpi. Ma non lo raccoglie?
Ah, c'era una chiave dentro. Comunque qua c'è ancora qualcosa, forse, sì. Oh, benissimo. Magari lo piazzerei qui nei comandi veloci sulla destra. Va bene. Ah, lì c'è però un po' di melma da raccogliere. No? Vabbè, lasciamo stare quell'altro nemico lì dietro che fortunatamente non ci ha inseguito. Oh, cosa ha visto? No! Ci hanno di nuovo chiusi dentro. E qua abbiamo il bidone da poter spingere, quindi non è un buon segno. Uè, cosa sono ste fiammate, sto rumore? Siamo in una fornace? Ancora. Vieni, vieni, signorina. Adesso dobbiamo cercare un altro... Ah, c'è la torcia, c'è la torcia. Andiamo via, andiamo via. Qua cosa fa? Merda. Ma dov'è? Stiamo solo attenti che non venga di qua. Ah, è sotto, ok. Allora ti azioniamo questo, eh. Oh merda, ma come ha fatto a essere qua? Come ha fatto ad arrivare qui? No! Niente, lei parte da... cazzo. Stai lì, signorina. Ma che cazzo, ogni volta come fa a salire qua? Va bene, dai, proviamoci. Via, via però. Dai, avanti, vieni. Perfetto, allora continuiamo a farla incendiare, magari. Dove sei, ragazza? Proviamo ad andare qua sotto, va? Oh! Dai, non basta? Ogni volta si rigenera.
Vediamo un po' da dove arriva. Di nuovo di là. Oh, cavolo, dai. Oh. Perfetto. Recuperiamo i punti però. 8000. Perfetto, bene. Ce l'abbiamo fatta. Quindi lei ogni volta si rigenerava tornando in uno dei cadaveri presenti già sul terreno di scontro. Proviamo a vedere però se c'è ancora qualche oggetto da raccogliere, ma non credo. Possiamo passare, sì. No. Non so cosa ho schiacciato, mi spiace. Va bene, allora possiamo andare oltre. L'uscita è di qua, perfetto. Benissimo. Dai che dobbiamo incontrare i nostri amici. Vai, equilibrismo. Basta con questi corridoi insanguinati. Ok, va bene ragazzi, allora io mi fermo qui, magari visto che è appena salvato, e vi do appuntamento con il prossimo episodio della serie. Ciao a tutti!